Per incontinenza urinaria si intende la difficoltà a trattenere le urine. Esistono fondamentalmente due tipi, che sono quella da urgenza, quindi si sente uno stimolo impellente e non si riescono a trattenere, oppure da sforzo, sollevando un peso, facendo uno sforzo, si perde involontariamente l'urina. Le cause principali sono menopausa, gravidanza, il parto, stitichezza cronica o anche una chirurgia pelvica o ancora una neuropatia periferica, cioè una sofferenza di quei nervi che vanno a innervare la muscolatura che garantisce la continenza urinaria. È sempre importante, quindi consiglio di fare l'approfondimento diagnostico con le prove urodinamiche, dopodiché, una volta identificata la causa, si può passare all'opportuno trattamento, che può essere un trattamento di tipo medico con dei farmaci che migliorano il disturbo, riducendo in alcuni casi l'iperattività vescicale, oppure un trattamento di tipo riabilitativo, e in questo caso è sempre subordinato a una valutazione con il riabilitatore del pavimento pelvico. A seguito di una valutazione si proporrà il trattamento migliore e personalizzato per quel tipo di paziente, per quel tipo di disturbo. Oppure ancora un trattamento chirurgico, può essere un trattamento di tipo protesico mediante l'utilizzo di protesi laddove indicato, oppure un trattamento come la neuromodulazione sacrale che va a migliorare la funzionalità dei nervi che arrivano al pavimento pelvico, alla muscolatura e garantisce la continenza. Consiglio per questo una visita con uno specialista coloproctologo e chirurgo del pavimento pelvico che permette quindi di andare a identificare il disturbo, studiarlo opportunamente e proporre il trattamento migliore e personalizzato per quel tipo di disturbo riportato.